testimonianza, facciamo un passo avanti, andiamo alla scoperta di quello che è stato l'incontro più seguito nel pomeriggio di ieri qui al meeting, l'incontro con Mauro Giuseppe Lepori, l'abate generale dell'Ordine dei Cistercensi. A lui è stato affidato il compito di sviluppare proprio il tema del meeting, di che è mancanza, questa mancanza a cuore che a un tratto ne sei pieno. Vediamo il servizio e ascoltiamo che cosa l'abate Lepori ha detto al popolo del meeting. Nel mio ministero, no, sono confrontato da realtà monastiche, di chiesa e di comunità che rischiano di rinchiudersi su un controllo su se stessi o su una pienezza che è dominata da quello che faccio, da quello che ho in fondo. E invece proprio rimettere le persone, le comunità di fronte alla realtà, al fatto che non è vero che questo soddisfa, no? Che questo basta, non basta a dar compimento alla nostra vocazione, neanche alla nostra vita e al nostro cuore. E penso che la fragilità di tutte le realtà ecclesiali, anche monastiche che incontro e che vediamo, no, dappertutto, sia proprio una grandissima opportunità che il Papa coglie molto bene per dire che l'importante non è tanto gli spazi che conquistiamo, che teniamo, che controlliamo, ma proprio lanciare dei processi di vita, no? Dei processi di fede, che sono dei processi di sequela a Cristo, per lasciarci condurre da Lui alla soluzione del problema, no? Al bene che Dio vuole fare a noi e al mondo. Quello che Dio ci apre in sé come rapporto, come pienezza, non per quello che proiettiamo noi su di Lui o su quello che proiettiamo su noi stessi, è infinitamente più grande di quello che noi possiamo immaginare o desiderare, e che questo ci sia rivelato da Cristo è la grande misericordia di Dio.